Emozione fa rima con narrazione. La prendo da lontano, parto da Aristotele. Aristotele è stato forse uno dei primi a chiedersi che differenza c'era tra le emozioni che proviamo nella nostra vita e le emozioni che invece proviamo attraverso le storie. Ed è stato uno dei primi a intuire la differenza. E la differenza non è solo, ovviamente, che le emozioni che proviamo nella nostra vita hanno a che fare con noi in modo più intenso che non quelle che, come dire, che con cui abbiamo a che fare attraverso le storie, perché sappiamo benissimo che nel momento in cui muore un personaggio che amiamo, in una storia che amiamo, versiamo lacrime caldissime, esattamente come le versiamo quando muore una persona accanto a noi, anche perché il personaggio di una storia alla fine ci appartiene in un modo estremamente intimo. Quindi non è questa la faccenda, non è che ciò che accade nella vita ci appartiene e ciò che accade nelle storie invece non ci appartiene. La differenza è che in qualche modo nella vita l'emozione prevale. L'emozione spazza sempre via la razionalità, mentre la narrazione dà spazio ad una emozione molto particolare che potremmo chiamare un'emozione estetica. Nel momento in cui noi ci emozioniamo durante una storia, ecco che riusciamo a connettere la pancia con la testa, l'emozione con il pensiero. Se muore un personaggio nella storia che stiamo leggendo, stiamo parlando magari di letteratura, ecco che noi riusciamo non solo a emozionarci per la morte del personaggio, ma anche a riflettere sul senso di quella morte. Mentre evidentemente se muore qualcuno nella vita vera, l'emozione spazza via tutto e solo dopo molto tempo, dopo aver messo molto tempo in mezzo, riusciamo a ragionare sul senso di quella morte. E questa particolarità della narrazione è preziosissima, anche perché riuscire a riflettere sulle emozioni dovrebbe in qualche modo prepararci alle emozioni della vita vera, all'affrontare le emozioni nella vita vera, l'emozione estetica. E questa è la prima cosa che mi viene in mente quando parliamo di emozione e narrazione. Poi però ce ne sono molte altre, ed è che cosa produce un'emozione in una storia. Ovviamente dipende dalla forma che quella storia prende. Se si parla di letteratura, non è soltanto la drammaturgia, uno pensa alla drammaturgia, ma non è soltanto questo, ovviamente. Sono anche le singole parole, sono anche come quelle singole parole reagiscono con le parole accanto, sono le frasi, interi blocchi di frasi, quale tipo di cortocircuito creano e come si disegna la pagina, esattamente come in pittura, che è un'altra forma che le storie prendono, la palette di colori scelta dall'artista è importante esattamente come il soggetto scelto dal pittore. E se poi, come dire, nel campo della narrazione vogliamo capire qual è la forma che una storia può prendere e che ha più impatto su di noi emotivamente, come dire, lascerei a ciascuno di voi dare una risposta. Io vi do la mia. Secondo me è la musica. Non c'è niente che sia impattante emotivamente, narrativamente ed emotivamente come la musica. Una storia riesce, una musica, una melodia, una canzone riesce con poche parole o con pochi passaggi a trasportarci in un mondo che risveglia dentro di noi delle emozioni fortissime. Si dice che ogni forma d'arte voglia farsi musica. Chiudo qua e ritorno all'inizio. L'emozione estetica,
Questo è quello che noi cerchiamo nelle storie, la possibilità di collegare la mente e il cuore, perché soltanto nelle storie questa cosa avviene in diretta.